nostra. Cucina. Eccoci qua. Oggi vogliamo fare un piatto che Michele non ha mai mangiato, giusto chef Michele? Chefino Michele? Vogliamo fare le seppie in umido, un piatto della tradizione veneta. Buone, buone, buone. Gli ingredienti. Una seppia, quella piuttosto grande, bella dura, quella coriacea, del concentrato di pomodoro, olio d'oliva, aglio, l'abbiamo già preparato, vino bianco, poi prezzemolo, sale e pepe. Basta, non ci sono altri ingredienti. Iniziamo tagliando la seppia. La dobbiamo tagliare in piccoli pezzettini. Che bello! È bellissimo, eh? Sì. La tagliamo in piccoli pezzettini che vengano fuori delle... Fini julienne, tagliamo tutta quanta così. Mettiamo l'olio nella pentola e l'aglio e lo facciamo rosolare. L'olio lo facciamo passare. Abbiamo tagliato la nostra seppia a pezzi. Sì, tranne la parte dove ci sono. E dopo tagliamo anche quelli che non abbiamo spazio. Lo so. E la mettiamo nella pentola con l'olio caldo. A questo punto la lasciamo andare e la facciamo rosolare. E noi intanto tagliamo l'altro pezzo. Abbiamo messo le seppie a rosolare, loro si stanno cuocendo, dopo due, minuti, di dopo due minuti di cottura molleranno fuori acqua, diventeranno durissime, le lasciate andare finché l'acqua sia completamente evaporata. Ma sono già dure come sono. Sì, ma noi poi le facciamo diventare morbide con la cottura. Le lasciamo lì che si evapori tutta l'acqua e poi comprimiamo. Dopo comprimiamo. E la facciamo, collega? Sì. A questo punto l'acqua è evaporata quasi del tutto, gli aggiungiamo un po' di vino bianco. Che io mi sono fatto male pure. Michele si è fatto male. Lo lasciamo. Lo lasciamo evaporare finché lo lasciamo cuocere finché il vino è evaporato e lo lasciamo andare. Ok. Quindi? A questo punto, fase finale della cottura, diciamo. Togliere via l'aglio. Che magari si può confondere con le seppie e mettere in bocca un pezzo d'aglio così forse non è il massimo. È vero. Eh beh, insomma. Ok, è un po' avevo tolto tutto. Aggiungere del concentrato di pomodoro. Sì. Che è buono. Potete farlo anche con il pomodoro normale, ma con il concentrato vi verrà fuori molto meglio. Una volta è sufficiente. Basta però. Messo il concentrato, ci aggiungiamo dell'acqua. Oh. Qua. E sembra già meglio. Sembra già meglio. Lo facciamo incorporare. Poi quando lo incorporiamo, poi vediamo in base al colore, in base all'esperienza. Qua acqua ce ne sono ancora un po'. Quanto concentrato mettere? Ma io ne metterei un altro po' perché mi piace, non dire niente Michele. Eccola. A questo punto gli aggiungiamo il pepe. Lo chiudiamo. E poi lo chiudiamo. Questo? Ah, quello si chiude, amore. Io intanto chiudo. Questo pomodoro è bellissimo, lo vedo già dal colore che mi ha mollato, proprio molto questo molto pomodoro bello. Aggiungiamo un altro po' d'acqua che ci serve. Il sale ne mettiamo, ma un poco, molto poco, perché le seppie, essendo che vivono in mare, potrebbe essere un problemino di... che essendo già salate ci saranno troppo la seppia in umido alla fine, quindi lo mettiamo adesso e lo lasciamo cuocere. Quando siamo alla fine assaggiamo, se ci manca di sale ne aggiungiamo. È vero. Belle umide, coperte diciamo di acqua a tre quarti. Mettiamo su il coperchio e una volta che abbiamo messo il coperchio lasciamolo andare a fuoco basso per una quarantina di minuti. Poi vediamo, decidiamo come vanno le seppie. Ok, ci siamo, le seppie sono pronte, si sono asciugate bene, abbiamo fatto andare un'oretta, vero collega? Sì. Molto bene, adesso noi le prendiamo. Io mi sento caldo. Tu senti il caldo, le mettiamo nel nostro piatto di portata, di servizio per i nostri clienti e abbiamo anche aggiunto la polenta che abbiamo fatto nel video precedente, giusto sì. Collega? Sto vicino a mezzogiorno là, su quelle ore là. E noi non dobbiamo dire che ore, noi abbiamo fatto, ma non diciamo mica ai commensali, abbiamo sporcato il piatto. Quindi, qua, prendiamo
piatto sporco lo puliamo, giusto un collega? Sì, succede sempre. E certo. Anche a me. Mettiamo la nostra polenta delle fantasia e le nostre sepie. Che te ne pare, Michele? Sono bellissime. Aggiungerei, che non ci ricordavamo quasi più, abbiamo fatto il cracker di polenta. Scommetto che non vedo l'ora di mangiarlo. Ah, seppie in umido con polenta bicolore accompagnato dal cracker di mais. Ok, bello sto piatto. Ciao, e ricordate ciò che mangiamo. Ciao.